Punch un po' più veloce rispetto alla prima. Adesso si affaccia al cancelletto di partenza Lucas Broden. Broden ha fatto dei numeri pazzeschi la prima manche, in gara per le prime 5-6 posizioni fino in fondo al muro, e anzi fino quasi al traguardo, il dosso finale poi ha pasticciato a 5 porte dal traguardo, se no sarebbe stata una grande manche. Allora, con Broden siamo a 2 secondi 04 dal leader della gara, che è Christoffersen, davanti a Feller, Solveig, Noel, Zenhäuser, Schwarz e Finazzer. Ecco, intanto che arriva già con un grande vantaggio rispetto a Marchand. C'è molta curva, sì, c'è quella molta curva. Quella porta, Max, quella blu a inizio muro, gira davvero tanto. Sì, si entra già dalla terrazza con un angolo a 90 gradi praticamente, e chi sarà bravo ad interpretare l'entrata ancora sul piatto per poi lanciarsi nel muro può far davvero una grande differenza, perché poi se entri nel muro e riesci a... tanto grande seconda manche. Sì, grande prova di Broden, 1,68 di vantaggio. Applausi a scena aperta. Peccato, perché appunto se non avesse sbagliato nella prima manche sarebbe al ridosso dei migliori. Grande seconda manche, stavo dicendo, se chi riuscirà a interpretare bene l'entrata del muro, che di conseguenza ti dà ritmo per le porte successive, calcolando quella doppia stretta proprio nel... C'è da soffrire con Giuliano Razzoli. Intanto Broden è sempre al comando e quindi entra tra i primi 10, ma non è finita, perché la rimonta del norvegese potrebbe continuare. Speriamo di no. Speriamo di no, perché se, diciamo che se Giuliano Razzoli riesce a stargli davanti, sicuramente è una grande gara per l'Emiliano, che comunque ha già fatto il podio, sì, ha già fatto il suo dovere. Qui intanto Feller che si riscalda. È una manche molto difficile, ecco, per Giuliano Razzoli, però 1,03 di vantaggio e 1,01 da recuperare a Christoffersen. Vai Giuliano, vai Razzo. È partito bene, bisogna essere intelligenti in questo passaggio. Bravo, forse ha aperto un po' troppo le linee, però ha perso i tre decimi che hanno perso praticamente quasi tutti. Occhio a questa porta qua che gira, e via, qua deve accelerare perché è un'occasione per lui questa. Sta nell'ingresso sul muro, resta solo 28 centesimi. È poco, qua deve stare intelligente, bravo, calmo, tranquillo, passa la doppia, via in fondo. Bene. Al muro, e adesso deve cambiare marcia facendo solo attenzione al dosso. E arriva adesso, attenzione. Bene, bravo, bravo, ancora lì, può andare ancora davanti. Però. Dai Giuliano, qua non deve impostare col piede, ma deve tirarla questo addosso, bravissimo. Vai Giuliano, ultime porte, arriva alla tripla, nessun problema, va a chiudere, 41 e 48 e dietro, 29 centesimi, bravo. Seconda posizione, ma è un'ottima manche da parte di Giuliano Razzoli. Bravo. Perché la rimonta di Broden, che ha già recuperato 20 posizioni, non si ferma certamente qui. Diamo la linea alla pubblicità. Slalom, una grandissima manche, sì, favorita dalla pista liscia, tutto quello che volete, addirittura c'è una lacrima, ormai sta diventando un'abitudine qui al traguardo. Poi si mette, perché ragazzi del 2001 lo scorso anno si fece male da Del Boden, fece un disastro le sue ginocchia, e da lì poi è ripartita questa cavalcata. Sta diventando un'abitudine per questi campioni sbagliare proprio in vista del traguardo. È successo qualcosa di storico, poi Paolo forse ricorderà meglio di noi. Dalla 29esima posizione Lucas Broden vince la gara di Wengen con un tempo fantastico, una seconda manche 48 e 17. Secondo Daniel Grande Razzo, e il Razzo torna sul podio. Grande Razzo, bravo, vi faccio un applauso, perché... Cosa vogliamo dire? La quarta carriera di Giuliano Razzoli, già dato per finito. È il biglietto per le Olimpiadi. È il biglietto per le Olimpiadi, sì, a questo punto è sicuro. Qui vedete, Christoffersen arriva in ritardo. L'ha buttata via, ha voluto spingere al traguardo in una compressione, è arretrato. Ecco, allora adesso ci sono, fermi tutti, Broden e Juul pronti per il podio. Giuliano Razzoli, sono andati a chiamarlo perché non ci credeva neanche lui che potesse arrivare sul podio. Ricordiamo, infatti arriva svestito, si deve rivestire Razzoli. Era nono, ecco che recupera la
la tutina che forse non aveva indossato prima, anche per un po' di sana scaramanzia. No, ma è incredibile, papà di Razzo piange, la sua sorella pure. È sì, pazzesco, noi ce l'abbiamo sotto i nostri occhi, qua sotto al parterre, increduli, grande Giuliano, bravo, perché è un osso duro e questa è la dimostrazione, con Petrolale 19, quasi 40 anni, podio a Wengen in una delle piste più difficili, chapeau, bravo. Grande Giuliano, beh, ricordiamoci che qui 2 anni fa, prima del virus, lui arrivò e mi disse: Davide, guarda, sono veramente sotto un treno, non riesco a trovare feeling col materiale, non so quello che posso fare. Invece si inventò una gara incredibile. È rimasto sulla linea del traguardo, fai bene ad indicarlo, Christoffersen, che ancora non ci crede di aver perso questa gara che aveva in pugno. Brothen recupera, lo dico ancora una volta, dalla 29esima posizione. Sì, la pista si sarà rovinata, tutto quello che volete, ma è stata una manche veramente fantastica. Ecco qui intanto Giuliano Razzoli, e direi che piange anche lui, perché insomma tu ti ricorderai quando era considerato un atleta finito, aveva il 65 a Campiglio. Ecco qui Daniel Juhl che torna sul podio anche lui. Adesso, prima di dare la linea allo studio, guardiamoci l'acclamazione di Lucas Brothen, atleta, ricordiamo, del 2000. Ecco qui, sta per essere chiamato in trionfo Lucas Brothen. Sentiamo anche lo speaker. Giù il cappello davanti a questo campione che l'anno scorso, un anno fa, proprio esattamente un anno fa, a Dadelboden si è fatto male al ginocchio e adesso torna a vincere mai slalom. A voi studio. Mazzoli, Ettore! Eccolo qui commosso fino alle lacrime, avevamo parlato prima, non ci credevi, non ci speravi, questo podio è meraviglioso. Mi sarebbe dispiaciuto arrivare quarto, diciamo che temevo quella posizione, però 6 anni duri. Scusate, ma... Sei commosso? Sì, l'ultimo podio l'ho fatto qua 6 anni fa, e poi per 3 anni ho solo che faticato dopo l'infortunio e niente, ci speravo, è stata una motivazione grande risalire sul podio per essere qua, comunque non più un giovanotto, ma sicuramente il podio è il podio e lo sognavo da 6 anni. Raccontaci la tua prestazione, è stata una seconda manche davvero volitiva. Sì, è una seconda manche molto bella, all'attacco forse ho lasciato qualcosina di troppo in partenza, ma c'era un po' di segno, non mi fidavo a rischiare di troppo, ho cercato di prendere il ritmo, poi dopo invece direi che ho sciato bene, qualche sbavatura a metà, ma l'hanno fatta tutti perché comunque sia era molto complicata. E quanti sono belli i complimenti degli avversari e di tutta la tua squadra qui? Sicuramente sa, la squadra mi ha visto in questi anni tribolare e allora essere qua, un po' tutti quelli che mi hanno seguito, mi hanno dato fiducia in questi anni. Sono stati è un regalo per loro, un regalo per lo sci e sicuramente per me, ma anche per chi mi ha tifato e per chi mi ha sempre sostenuto. Non c'è bisogno di dire nomi, loro lo sanno. Lo sanno. E adesso le Olimpiadi non possono mancare. Beh, adesso il prossimo obiettivo è quello lì, ma oggi godiamoci il podio, che 6 anni sono lunghi, 6 anni sono tanti, proprio qua a Wengen, e quindi devo dire che sono molto emozionato e sono veramente felice di aver raggiunto questo traguardo per me, per chi mi sta vicino e per lo sci. E lo siamo anche noi con te, grazie e complimenti. Grazie ragazzi. Grazie a tutti, ciao.